Siciliana d'origine varesina di formazione, Maria Vittoria Mazzamuto si è laureata in biologia nella sua splendida terra natia, poi si è spostata all'Università dell'Insubria per un dottorato. Nell'ambito dei servizi che Rete 55 ha dedicato ai ricercatori dell'Ateneo, l'abbiamo raggiunta a Tucson, in Arizona. Il mio viaggio come ricercatrice nel mondo della gestione e conservazione della fauna è iniziato in Sicilia con una laurea in biologia e poi è proseguito con il dottorato di ricerca all'Università dell'Insubria. Da allora continuo a lavorare come ricercatrice e al momento mi trovo negli Stati Uniti, dove sto svolgendo uno studio comparativo in collaborazione con la University of Arizona. Nelle immagini in arrivo dagli Stati Uniti vediamo Maria Vittoria nel deserto Sonoran, alle prese con un lavoro di telemetria. L'antenna che ha in pugno è collegata a un radiocollare indossato da un animale, prima catturato e poi rimesso in libertà. Lo studio consente di seguirne gli spostamenti, l'interazione con l'habitat, il clima e le altre specie. Nella mia ricerca studio come i mammiferi, come istrici, scoiattoli o lepri, rispondono al deterioramento e allo sfruttamento del loro ambiente. Ovviamente il tutto in un contesto di cambiamento climatico. Quindi spero che con la mia ricerca io possa aiutare la fauna e anche l'ambiente ad essere meglio capiti, ma soprattutto protetti in questo mondo in rapido cambiamento.